Allora, per questa presentazione del dossier dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici 2010 ha una sigla prologia 2010, evidentemente la speranza è quella che a partire da gennaio riusciamo a lavorare per una edizione aggiornata 2011 nella quale saranno pervenuti prima di tutti i contributi della professoressa Parisi, dei dirigenti di Baio e di Pasquale Lamba, che cortesemente si sono prestati a presentare questa prima edizione. Questa presentazione avviene in assenza degli studenti, perché come è noto c'è un momento di occupazione delle scuole, quindi loro che sarebbero sinceramente forse i principali destinatari dei dossier non ci sono. Però la cosa non ci preoccupa, perché stiamo effettuando una ripresa televisiva che metteremo sul sito sostenitori ISF, quindi quello che verrà detto verrà riprodotto e visto sul sito che ha più di 8.000 aderenti. Io voglio solo sottolineare che questa elaborazione del dossier è venuta dopo anni di interesse dell'Istituto per la Scuola, è avvenuta grazie a un nuovo apporto di forze fresche di una serie di giovani docenti precari o comunque di ricercatori sui problemi della scuola che hanno dato un loro contributo e hanno messo assieme una serie di intuizioni, di analisi, di dati che mi sembra significativo, però non tocca a me dirlo. Io invito prima di tutto la professoressa Parisi, che ha un duplice sguardo, quello del docente e quello del giornalista, perché ci spieghi che cos'è il dossier e quali sono i suoi meriti o demeriti. Buonasera, allora innanzitutto voglio esprimere il mio disagio per questa situazione che mi pare piuttosto surreale. Siamo in pochi qui, ma soprattutto non è che siamo in pochi qui, è che molte scuole sono chiuse in questi giorni. Ci sono 242 scuole occupate in Italia, di cui una trentina solo a Napoli. E questa cosa è per me fonte di grande disagio, per me che insegno e che mi occupo di cultura. Cioè, avverto, insomma, è sotto gli occhi di tutti questa, quella che nel dossier è definita la mancanza di cultura della cultura. Cioè non si sente, la cosa strana non è tanto che le scuole siano occupate, ma che dalle scuole non escano proposte, non ci sia. E insomma, da parte di questi ragazzi non sono usciti, quelle delle scuole superiori, non mi riferisco all'università. C'è un'adesione che non è motivata, non escono documenti, esce poco. I genitori lattano, non si riesce a capire se questo servizio scolastico serva o non serva. I giornali, dopo aver annunciato le varie occupazioni, non si stanno occupando del fatto. E quindi pare quasi che questa scuola, di questa scuola non interessa proprio a nessuno. E quindi questo è il disagio che io esprimo in questo momento e in particolare in un momento in cui mi trovo a ragionare su un lavoro che mi sembra frutto di grande entusiasmo e passione civile, soprattutto perché è scritto da persone giovani che quindi mostrano di credere di avere grande fiducia nel ruolo formativo della scuola. E quindi non posso che registrare questo scollamento fra la passione che comunque permane in molte persone per l'insegnamento e nella fede nella scuola pubblica, nella funzione che nel libro viene definita insostituibile della scuola pubblica, e invece di quello che è il sentire comune che non avverte questa esigenza, che tende a considerare quasi un bene accessorio la possibilità di accedere al sapere. Allora, detto questo, quindi palesato questo disagio esistenziale più che altro in cui mi trovo, mi pare di aver scorto in questo libro tre filoni di analisi di quello che è stata, quello che è il movimento
Da una parte c'è un'analisi dei dati, di quanto lavoro, di quanto, quali sono gli obiettivi numerici della riforma. Da un'altra parte c'è un ampio contributo, un ampio spazio dato alle riflessioni di tipo teorico, di tipo metodologico sulla riforma. E un terzo punto invece è uno specifico punto di vista legato alle metodologie che si auspicano possano essere messe in atto dalla riforma oppure che dalla riforma vengono trascurate. Allora, partendo da quella che è l'analisi dei dati, parto dal saggio, mi sembra molto interessante il saggio di Elena Cucurull, ne parlavamo poco fa, è un saggio molto puntuale per quello che riguarda gli effetti dell'applicazione delle due leggi che hanno reso attuativo quella che è la riforma Gelmini, la 133 e la 169. E l'obiettivo dichiarato della legge è stato soprattutto quello di arrivare a un risparmio degli investimenti riguardanti la scuola. L'obiettivo è quello di raggiungere un risparmio di 8 miliardi in 3 anni. In questo modo l'Italia arriva a riservare alla scuola un investimento pari al 4,4% del PIL, che la rende al 21° posto fra i paesi dell'Unione Europea per investimenti sulla scuola. E questo mi sembra già per sé un dato estremamente indicativo. Questo risparmio che cosa ha portato secondo i dati della Cucurull, estrapolati dalla Cucurull? Una diminuzione di 250 scuole, un taglio, una chiusura di 250 scuole, la maggior parte delle quali sono collocate al sud e delle aree del sud maggiormente depresse, quindi in particolare la Calabria è stata penalizzata dalla riforma. E 87.000 cattedre, un taglio di 87.000 cattedre, di cui 60.000 al sud. Cioè sono cifre veramente che parlano da sole, spaventose, non so trovare un aggettivo diverso. E questo naturalmente implica quella che è un assoluto una demistificazione di quello che viene annunciato come una riforma della qualità della scuola. Si fa riferimento a un principio in base al quale a una diminuzione della quantità non corrisponde un'altrettanta diminuzione della qualità, ma questo insomma è tutto da vedere, è un nodo problematico molto forte da sciogliere. E per quanto riguarda poi c'è una disamina, viene presentata sia una disamina di tutto l'excursus legislativo che ha portato alla riforma Gelmini ad opera di Faustino Maritato, un altro saggio riguardante l'autonomia delle scuole, il ruolo che viene rivestito dalla legge sull'autonomia delle scuole, ma su questo lascio spazio ai due dirigenti scolastici. E poi una disamina della questione del precariato, molto appassionata e attenta, svolta da Maria Sole Fanuzzi. Alla fine conclude che tutta la questione del precariato non è altro che un pretesto, neanche tanto dissimulato, di usare il concetto di flessibilità esclusivamente ad uso proprio per risparmiare, senza garantire continuità di esercizio del proprio diritto al lavoro al lavoratore, senza garantire il diritto alla continuità didattica all'allievo. Quindi questo è un altro ambito in cui il risparmio funziona molto per le casse dello Stato, ma funziona molto poco e molto male per i ragazzi, per gli studenti. Poi c'è un altro ambito molto interessante, che è quello riguardante le riflessioni, l'aspetto teorico che c'è dietro la riforma e soprattutto una forte denuncia della riforma, degli esiti della riforma stessa. In base al riferimento esplicito di tutti i
gli autori di disagio sono il professore Gargano, Mattia Francese e il professore Eugenio Mazzarella, fanno quasi tutti riferimento a un discorso di Calamandrei riguardante la scuola, che già nel 1950, in maniera profetica quasi, vedeva una sorta di lento dissolversi della scuola, previsto e assecondato dalle classi dirigenti in funzione di un favoritismo della scuola privata. La finalità sarebbe quella di smontare la scuola pubblica in quanto scuola detentrice di valori democratici e finalizzare, e svuotare di questi valori democratici, finalizzando invece gli investimenti al potenziamento della scuola privata, quindi una scuola di parte essenzialmente. Allora è interessante il saldo del professore Gargano che fa leva, e questo è il suo pallino di Hegeliano, sul soggettivismo imperante nella riforma, che è espressione poi di una cultura, dice lui, una cultura che si fonda più sul dato presente, più su una cultura della comunicazione, piuttosto che di una cultura dei valori dell'humanitas profondi. E dunque questa scuola non sarebbe altro che figlia di questa una profonda crisi morale in cui versa il paese e che si traduce in quella che viene definita da più parti la scuola azienda, che assolutamente elude l'attenzione ai saperi disinteressati e invece punta sempre a privilegiare i saperi immediatamente spendibili, i saperi pratici, pragmatici. E quindi, secondo Gargano, questo sarebbe una nota dolente, un punto debolissimo della riforma, laddove la scuola a suo avviso dovrebbe occuparsi di un sapere che sia valevole al di là dell'esercizio delle singole professioni, che faccia da punto di riferimento, da bussola, più che da manuale del buon lavoratore al quale poi spetterebbe formare l'università. E un altro aspetto sottolineato invece dalla relazione di Anna Pia Francese è quello che lei definisce il grigiore epistemico esistente nei licei, in cui appunto nei licei, così come sono stati congegnati da questa riforma, si è voluto, dice lei, unire l'aumento della qualità con una diminuzione della quantità delle ore. E quindi meno ore di italiano, meno ore di latino, eliminazione della geografia, eliminazione del diritto in molti indirizzi in cui era presente come sperimentazione e anche in alcuni istituti tecnici. E quindi l'educazione viene schiacciata, anche secondo l'intervento della Francese, su un aspetto, sul presente, senza dare alla cultura nessuna dimensione storica, che è la sola che garantisce l'organizzazione di tutti i saperi in un ambito che non sia immediatamente pratico. Altra diminuzione eclatante è quella che vede la riduzione fortissima dei finanziamenti per i corsi di recupero, che rende ancora una volta la scuola meno democratica perché va a penalizzare le fasce sociali più deboli. E quindi questa minore quantità, oltre che una minor quantità di ore, si esplica anche in una minor quantità di possibilità di recupero per gli studenti. Alla fine a questo discorso si rilacciano bene due interventi di Eugenio Mazzarella che dicono appunto che il riordino della scuola pubblica superiore non è altro, secondo lui, è un passo indietro del paese stesso, proprio per questo aspetto implicitamente antidemocratico della riforma, fortemente orientato verso una selezione, verso un determinismo naturale, viene definito dalla Francese una falcidie dei meno adatti. E infine c'è una parte conclusiva, ci sono tre saggi di ordine più metodologico. Mi piace molto questo
assolutamente eliminata. E la sigla di Marta, l'assunto ministeriale del saper fare, si diceva che l'allievo deve sapere e deve anche saper fare. E, il laboratorio non è un saper fare, dice la sigla, ma è fare per sapere. Cioè c'è l'idea del fare, dell'imparare attraverso il fare, attraverso l'azione pratica, l'apprendimento che si fonda su una competenza specifica che si apprende dopo il laboratorio. E questa idea di laboratorio, anche se non è esplicitata nel testo, riguarda tutte le discipline, anche fare un'analisi del testo. In letteratura significa svolgere un'attività laboratoriale, cimentarsi con un'operazione pratica di analisi. E questo, eliminando appunto, diminuendo il numero di ore dedicate a tutte le discipline, sicuramente tende a privilegiare invece i contenuti. Se guardate i programmi proposti, rimangono comunque amplissimi. Questo sicuramente, questo fare per sapere, viene automaticamente eliminato dalla riforma. E quindi mi sembra interessante che sia stato sottolineato questo aspetto, come pure veniva sottolineato dai due saggi riguardanti la filosofia. Entrambi infatti sottolineavano come l'insegnamento filosofico, anche qui al liceo scientifico è stato decurtato l'insegnamento della filosofia, come la centralità della pratica ermeneutica in filosofia e quindi dell'approccio testuale è fondamentale per l'apprendimento di questa disciplina, che non è altro che un laboratorio di idee, la studio della filosofia. Pertanto anche qui la riforma risulta penalizzante, proprio perché non sollecita questo fare per sapere. E in questo filone del sottolineare il metodo anche si associa il saggio conclusivo della Vittoria Fioretti sull'importanza che anche la religione e anche l'insegnamento di Costituzione e cittadinanza possono assolvere soltanto se inseriti in un discorso di questo tipo, in un discorso di laboratorio di idee alle quali i ragazzi devono essere dedicati. Volevo chiudere con questo analisi, questo rapporto sulla scuola Italia 2010 presentato la settimana scorsa proprio qui a Napoli dalla Fondazione Agnelli, che pur essendo un committente estremamente lontano da quella che è l'impostazione del dossier, pure arriva a considerazioni analoghe a queste. Non si sofferma sugli esiti della riforma, sulla riforma Gelmini, ma piuttosto parte da un'analisi di quella che è attualmente la scuola italiana. E sottolinea questo aspetto: ci sono alcune iniquità, dice, nella scuola italiana. La prima è che nella scuola italiana c'è un abbandono dopo l'obbligo pari al 20%, che è un'enormità. Il 20% dei ragazzi tra i 20 e i 24 anni non ha completato il ciclo di scuole superiori. La seconda iniquità della scuola italiana è la selezione di indirizzi nella scuola secondaria. La selezione che fa sì che i cosiddetti indirizzi delle persone per bene siano i licei e i cosiddetti indirizzi delle persone meno abbienti e meno per bene siano quelli dei professionali, dei tecnici. Cioè esiste ancora, quando la riforma Gelmini non è stata ancora messa in conto, esiste questa forte ingiustizia, iniquità della scuola, alla quale la riforma Gelmini non solo ha posto, a mio avviso, rimedio, ma accentua gli aspetti negativi. Terzo aspetto, iniquità della scuola italiana, dipende dal fatto che l'indirizzo retroterra familiare incidono anche sui risultati scolastici, cioè oltre che nella scelta anche sui risultati. Insomma, la quarta iniquità è data dai divari territoriali degli apprendimenti, nel senso che i vari sondaggi, i vari test dell'OCSE, PISA e SAE dimostrano che c'è, e lo sappiamo tutti, risultati maggiori al nord rispetto che al sud. E pertanto quello che basta è che comunque questa iniquità registrata da una fondazione di tipo che ha una matrice aziendalistica non fa altro che sottolineare le discrepanze, le ingiustizie, l'iniquità, l'aspetto antidemocratico della nostra scuola, e questa
compilatore del dossier, non sono assolutamente risolti dalla riforma 2000, ma anzi vengono ulteriormente accentuati. Pertanto, quello che resta da fare, secondo me, al mondo della cultura è continuare a sollecitare l'attenzione su questi aspetti, sempre che la società civile abbia voglia di dedicarsi. Professoressa Guida Lorenzi, perché è entrata nel dossier e aiuta anche me, aiuta voi a leggerlo, perché ha fatto un lavoro analitico, però anche un lavoro sintetico, mi aiuta a vedere il fatto che dopo tante riunioni, tanti contributi di persone anche di provenienze, di esperienze diverse, siamo riusciti in qualche modo a dare un quadro che ha una sua omogeneità, una sua coerenza. Quindi la ringrazio per averci dato proprio anche una chiave di lettura, per averci resi più consapevoli del lavoro che abbiamo fatto. Poi il fatto di compararci alla Fondazione Agnelli ci rende ancora più orgogliosi, quindi le siamo molto grati. Veramente si è notato nelle sue parole la partecipazione di chi vive nella scuola e nello stesso tempo di chi vive per l'informazione, quindi il rigore e la passione contemporaneamente. Quindi veramente un grazie di voi. Adesso la parola a due dirigenti scolastici che sono due dirigenti di lunga vena, che hanno una grandissima esperienza, che hanno fatto tantissimo per la scuola, veramente insomma, prodigandosi per gli studenti, prodigandosi per le strutture, prodigandosi per il funzionamento di un apparato statale. Veramente sono due persone a cui la città deve moltissimo. Per la divisione dei compiti che ci siamo dati, prende per primo la parola il professor Franco Di Vaio, il dirigente scolastico di Vittorio Emanuele. Io ringrazio Antonio Gargano perché con l'invito che mi ha fatto mi ha ridato l'opportunità di ridare un quadro d'insieme della situazione complessiva della scuola, perché da alcuni anni l'avevo un po' lasciata, e precisamente da quando Berlinguer ci vediamo, quel governo che mi semana in maniera arrogante, scellerata, alla riforma della scuola colpi d'ascia, e in questo senso ha fatto scuola. Se voi pensate, appena fatto ministro, non ancora cominciato l'anno scolastico, subito cambiamenti dei programmi di storia, per cui anche le case editrici dovettero andare a macere i libri che c'erano pronti. Tutto questo perché propagandisticamente si voleva presentare come una molto modernista il ministro, perché doveva fare spazio al Novecento. E allora poi io già allora mi posso la domanda, ma perché sulla storia del Novecento e come altre discipline, insomma, una letteratura, insomma, anche la storia dell'arte, in una visione poi diciamo di multidisciplinarità dello studio. E dopo di questo sono venuti uno dopo l'altro una serie di sperimentazioni dell'autonomia, senza che ci fosse un quadro normativo. Tant'è vero che fui chiamato dalla Corte dei Conti, tu devi fare la legge, devi dare il quadro, non puoi andare per decreto. E quella legge, la legge c'è già c'era, che era la 59 del 97, mancava il decreto legislativo che fu il 275 del 99, l'autonomia. Ma io credo che non ci sia stata mai una menzogna più grande di quella dell'autonomia della scuola, e perché di fatto le scuole sono state rese autonome, le scuole sono state progressivamente asservite da una catena che chiamiamo informatica, che sta sviluppando proprio in questi ultimi tempi i suoi effetti peggiori. Allora, cominciò la destabilizzazione del ministero, ma nella livello periferico. Voi pensate che i problemi ignorati si chiamano così da 150 anni, e la vengono chiamate CSA, no? Centro Servizi Amministrativi. E l'obiettivo era quello dell'alleggerimento proprio dell'amministrazione, perché lo scopo si accompagnava a un dimagrimento, ma per un attimo una esaltazione, una
della missione più propria della scuola, ma c'è stato un trasferimento di competenze di carattere veramente burocratiche che erano dell'ufficio scolastico, oggi si chiama ufficio scolastico provinciale, perché ha riavuto questo nome qui da Fioroni, però molti ancora chiamano CSA, ma molti ancora non ancora titolati, insomma. Purtroppo in Italia abbiamo sempre queste storie nominalistiche. E quindi dice, che cosa hanno trasferito? Anche l'inizio ai presidi. Ma quale pensi di manager? Ecco, io vi devo dire la verità, leggendo la presenza è un dossier ricco, denso, utilissimo, però come sempre un filo, diciamo, sulla aziendalizzazione, sui presidi di manager, ma non è vero proprio niente, ma non stanno sui presidi di manager, ma soprattutto, ma quale manager si prenderebbe in carico la scuola? Ma chi? Perché, vedete, tutto ciò che riguarda la gestione dalla tutto ciò che riguarda il personale, ricostruzione di carriera, tutto andato sui dirigenti. Ormai il cosiddetto ente si provvederà, sono due cose, fa e nemmeno ne fa una sola, l'organico. Perché quello che non lo lascia, se sempre parlare di mandare alle scuole un po' questo sistema americano, loro hanno l'organico, ma semplicemente perché devono controllare che siano rispettati i vincoli, il numero di alunni delle classi, il numero delle classi. E tutto questo non lo fa nemmeno più il provvederato, perché il vecchio provvederato, qualcuno di noi andava e discuteva le situazioni e trovava una persona, adesso non c'è più, c'è solo una macchina lustruosa che quando dovevamo fare l'organico del mese di luglio, c'è il professore Ricò, il mio vicario, noi non cambiamo. Dove è sparita la cattedra di latino e greco? Noi ci fidavamo di... Non ci che ci fidavamo, ci siamo sforzati, abbiamo fatto un tentativo. Insomma, il provvederato ci ha detto, guardate, la macchina non sbaglia, andate sulla macchina, sul sistema CD e trovate la configurazione delle cattedre al ginnasio. Cioè, in sostanza, poi non ci sono le altre, sai? E insomma, hanno ridotto le ore, da 4, 2 ore, 2 ore, sono geografie, hanno solo materia di... di tre ore, due voti separati su due discipline, che hanno messo due discipline diverse, no, dopo mesi abbiamo usato due, forse è un solo voto. E insomma questo è l'andazzo ultimo, ma vi dicevo, l'organico mantiene e poi sono di flusso, si sono ridotti i flussi, è il ministero che direttamente trasferisce i soldi alle scuole, non e bypassa completamente quello che era l'antico nome titolato. Ora questo che cosa significa? Che soldi non sappiamo mai tutti i mesi che dobbiamo avere. Abbiamo dei parametri soltanto verso novembre per fare il cosiddetto bilancio di previsione che siamo programma annuale. Ma non sappiamo questi soldi, se e quando ci arrivano. E ci troviamo in grandi difficoltà. Io per esempio i soldi del 2006 per pagare gli esami di Stato non li ho mai avuto, però li ho pagati allora. Quindi io ho un credito rispetto al Ministero di 120.000 euro. E che succede poi? Che noi abbiamo anche la RSU che si è introdotta, perché se il dirigente è un dirigente, no? Fa il contratto di istituto, una negoziazione, no? Al tavolo, no? E non solo con la rappresentanza, ma anche con le organizzazioni sindacali territoriali, CGL, CISL, CGL, questioni rappresentative, tutto intorno a quelle con le stesse risorse in cui stiamo discutendo a volte 2, 3, 4, 5, 6 milioni, perché alcuni veramente sono così ostinati, sono delle sciocchezze proprio, no? E anche il caso estremo ultimo, la RSU è fatta da tre persone, no? Da tre componenti. Voi sapete che in qualsiasi collegio giudicante, collegiale, collegio tutto sì, se manda una sola persona non può procedere, salta la seduta, la sessione, no? Noi invece scopriamo questo, perché due non facciano il collegio, dentro la tua, no? Si è detto anche che se c'è il 50%, poi due possono funzionare. Ma se c'è uno solo, ditemi voi, di un organismo collegiale, quest'uno funziona, dovrebbe, no, deve cadere, punto e basta, perché se io faccio un consiglio con l'agente del docente e non ce la metà più, non si può tenere, no, con qualsiasi altro organo. E quindi non mi dico tutte le
di chiedere le storie di pubblico che alla fine, anche se è resta degli anni, ha fatto incrementare il contenzioso presso la magistratura in maniera elevatissima. E perché questo? Perché il dirigente, cosiddetto dirigente, non dico mai manager, perché mi nervosisco se mi si dice manager, no? Perché se faccio il mio lavoro in maniera efficiente, non è che per questo sia manager, ma da sempre, no? Questo, perché non ho gli appannaggi, non ho niente del manager, non ho anche il potere di un manager, non ce l'ho. Dentro la scuola c'è un consiglio di classe, c'è l'autonomia didattica dell'insegnante, anche del cattivo insegnante ce ne sono, c'è l'autonomia benissimo dell'ottimo insegnante che va sempre esaltata e rispettata, ma c'è un consiglio di classe, c'è un consiglio di istituto, c'è un collegio dei docenti. Insomma, voi capirete chi c'è veramente un mercato se riesce, è molto più di un manager, se riesce a far funzionare la scuola cercando di condividere attraverso questi passaggi e avere un quadro normativo dietro che è mostruoso, perché non è solo la legge poi della pubblica istruzione, no? Perché ci sarà magari la circolare della funzione pubblica che riguarda per esempio i provvedimenti disciplinari, riguardano altre cose e che magari non arrivano a scuola. Insomma, veramente è una fase molto difficile, perché la figura del dirigente è con una legge, la legge che era 29 del 93, rese privatistico il rapporto di lavoro, ma non è per l'insegnante, è solo per l'impresa che c'è il rapporto privatistico, e quindi anche il decreto legislativo 165 del 2001, questi imprese, questi portali, per qualsiasi cosa davanti al giudice. Io voglio portare questa esperienza, giusto perché, guardate, bisogna cercare un libro, questo, un racconto così, che è veramente pregevole, ma credo che ci dovremmo noi chiarire, noi che abbiamo ancora una scuola pubblica, laica statale, di far uscire fuori in qualche modo, di non andare a ruota soltanto su ciò che questi signori che non hanno ancora, non hanno una scuola, e che pensano di introdurre delle novità, delle innovazioni, ma in realtà poi sono parole, sono cose che smantellano la scuola, ma una visione vera, complessiva, reale, che morde sui problemi della scuola, ce la dobbiamo fare. E quindi avrei detto altre cose, ma quando è necessario, richiamare poche cose. Sull'autonomia ancora, non abbiamo una personalità cosiddetta giuridica, ma questo non cambia niente le cose della scuola, sostanzialmente. Non è che noi abbiamo chissà qualcosa, possiamo avere delle eredità, possiamo gestire dei fondi, ma chi ci dà questi soldi e chi lascia l'eredità alle scuole? Io, nel periodo di Berlinguer, vedete, perché io da allora ho cercato di lavorare quotidianamente nella scuola, di lavorare con gli insegnanti, rigettando, non accettando tutta la serie di proposte che ci vengono dall'associazionismo, che ma sono di tutto, dalla salute, ma di tutto, ogni malattia c'è una sua associazione, e poi le cose ambientali, ho cercato di difendere ciò che è proprio della scuola, la cultura, le discipline, ciò che le caratterizza, perché a molte queste associazioni risentono che non accettano le loro proposte, dico ma scusate, ma ragazzi la fisica dove la fanno? La matematica dove la impara? La filosofia come, quando capiscono che cosa è se non dentro la scuola? E quindi ho cercato di non far introdurre i tanti progetti, ma anche i poni sono qualcosa di devastante, quindi attenzione, non dobbiamo solo criticare giustamente i governi, le proposte, i ministri, ma ci sono tante scuole che fanno solo poco, perché sono soldi, portano soldi, e sono professori che non insegnano più, ma loro sono affezionati a dei progetti, ci sono loro dei gruppi, delle congreghe che portano avanti questi buoni, e a volte ci sono anche delle prove truste, perché sono professori che dovrebbero fare il buono di pomeriggio e il buono di mattina, e tutte queste cose sono gravi. E allora, se mi tengo stringendo tutto ciò che pensavo,
sanno di dire di male di Berlinguer, perché la fonte è il cavallo di Troia, da cui c'è tutta una serie di cose, no? E Antonio, nel suo articolo, nel suo contributo, cita alcuni testi che sono di Ferrone, la scuola sospesa, la scuola piccola, il polacco, ancora l'altro bello esperimento del bastoncino di luce russa. E con la lettura del 97, guardate, del 97, gli studiosi disciplinari dice che non potevano più di pedagogisti, ecco, l'autonomia frattura verticale con gli psicopedagogisti, con tutta questa gente che non ha mai insegnato, non sa niente di disciplina, e alla seconda era prova di insegnare gli altri come si fa a scuola, no? E allora, ecco, questi testi hanno accentuato questa linea di spazio da tutta una serie di cose di cui vi parlavo prima. E poi c'è stato il silenzio, pur essendo dei grandi studiosi su questi, no? C'è la sinistra, no, che era tutto l'apparato, c'è gente, si cagava, c'è niente, non hanno avuto cittadinanza della scuola, c'è il proprio discorso. E allora io direi questo, che tutto ciò che Stelli ha un ottimo lavoro, quello di Stelli. Tra l'altro ci sono due professori, uno a Giuli, che pure però forse è sfuggito in uno dei saggi, però a Giuli vedeva nella filosofia il coordinamento, la concordanza di tutte le discipline. Io non so se questo possa essere ancora vero oggi, che la filosofia possa avere questa funzione, ma sicuramente insieme delle discipline. Non credo che l'apparato del sistema puramente italiano-latino possa essere l'asse unico privilegiato. C'è l'insegnamento della matematica, delle scienze, che soffre moltissimo nella scuola, molto trascurato. Tra l'altro anche, diciamo, nei licei classici, l'esaltazione, l'organizzazione della cultura classica, l'italiano, sarebbe, eccetera, eccetera. Ma scusate, noi in Europa siamo gli unici che insegniamo obbligatoriamente il greco, è facoltativo, quasi scomparsi in Europa. Il latino si insegna l'8% in Francia, poco 2% in Gran Bretagna, e sono funzionali solo. Allora più volte posso dire professore, questo problema è di latino e greco. Se e ho preso l'obbligatorio di se riteniamo che siano fondamentali, perché si insegna anche nelle forme scritte, dico, questa anomalia noi come la giustifichiamo, come la legittimiamo? E abbiamo fatto questi gruppi di studio su queste cose, e non è questa la sede, però una cosa è comunque uscire fuori che ormai alla fine della maturità i ragazzi che stanno tra una versione di media difficoltà di greco, secondo sono dietro di una mano. Io vado a fare gli esami, anche di sei cittadini, e non sa di paradigmi più ovvi, domando qualcuno, un professore di filosofia mi disse, ma lei non può fare domande. Dice, guarda, io sono il presidente, ma sono il primus inter pares, io ho diritto, tra l'altro non lavorare in lingue classiche. Ma il professore è così scandaloso, non l'ho mandato in paradigma di Franco o Francis, o no? Si sarebbe dovuto offendere i ragazzi, per esempio la legge domanda. In realtà anche le cose più serie, tutti hanno la traduzione della partita scritta sotto, nessuno lo sa tradurre più, nessuno. Abbiamo fatto le prove nel passaggio da ginnasia al liceo di versione. Non lo voglio dire, ma pochi ragazzi hanno avuto la sufficienza. Eppure posso dire che abbiamo bravi insegnanti, però da questi gruppi di studio di cui vi parlavo uscivo fuori una cosa, uscivo fuori che, diciamo, la perdita di memoria dei ragazzi, imparano e dimenticano continuamente, imparano e dimenticano. Allora mi penso a Torre che è in una degli altri dice c'è il rifiuto dell'obiettivo. Come si fa a dire il rifiuto dell'obiettivo? Ma magari una parola del fine che giustifica i mezzi, no? Ecco. Ma proprio in quanto noi ci diamo degli obiettivi, ci diamo dei punti d'arrivo, chiamandolo come volete, dei traguardi, perché c'è fatto un obiettivo legato alle cose industriali, ai miei merito, eccetera. No, quali sono i traguardi che io insegnante in mia scuola, io a scuola mi pongo quest'anno? E qual è la situazione? Quindi direi ancora un invito a
a cercare di capire un po' meglio questa nostra gioventù, la sua composizione. Perché proprio quello che dice Frisco, quello che dice Mazzarella, la gerarchia degli istituti, eccetera, eccetera, no? Ci deve essere questo fatto che chi sceglie il professionale è come se fosse un poveraccio miserabile, chi sceglie dice, no, guardate, cambiato tutto. E allora dice, abbiamo grossi, grossi problemi di grammatica, di italiano, proprio l'ingresso al ginnasio, bene, nello scritto, proprio l'elaborazione del pensiero scritto sono grossi problemi. E voglio anche dire che sui professori sta una pioggia di soldi, di fondi europei, e che fine ha fatto questo? Ci dobbiamo porre questi problemi. Che destino ha fatto? E tutti questi giovani che stanno dentro i professionali, posso dire che da alcuni professionali anche vicini sono usciti anche loro in sciopero questi giovani, non so perché, per quali scopo uscissero, ma i miei ragazzi che pure stavano facendo la manifestazione sono spaventati per la paura, sono scappati subito dentro. Sembrava che fosse una specie di, e devo dire, mi dispiace per il grande dolore, fossero un po' dei detenuti messi in libertà proprio. E io li vedo la mattina quando vanno in alcuni di questi, con un quaderno se ce l'hanno, piegato a metà qua dietro, bene? E allora vediamo tutte queste cose. Perché non intendo? Con tante università non ci sono ricerche empiriche. Quali sono i risultati? Quali sono le soluzioni investiti? Che cosa apprendono questi ragazzi? Insomma, io credo che sia un po' più complesso, per riuscire un po' fuori da certi schemi politici. Non dobbiamo farci capitare da questi schemi di tipo politico. Grazie, scusate. Hanno lo spunto per ribadire questo, che noi nel dossier 2011 verso cui ci vogliamo decisamente proiettare aspettiamo contributi, una partecipazione, magari se è possibile pure a lavori preparatori, ma soprattutto contributi dai tre relatori di stasera che possono darci uno sguardo più dall'interno di una serie di problemi, perché il dossier 2010 è venuto soprattutto fuori da una cooperazione di giovani ricercatori e giovani docenti. Voi con la vostra esperienza dall'interno della scuola ci potete dare ulteriori contributi. Per esempio le cose che ha detto Franco Di Vale sull'autonomia sono state molto importanti. Io voglio cogliere un altro spunto tra i tanti che lui ha dato, effettivamente riflettendoci, gli ultimi libri importanti sulla scuola, Montembelli, Ferroni, Lucioso, sono da dati da prima del 2000, poi siamo da 10 anni in una specie di silenzio, insomma, meno grosse analisi, grosse elaborazioni non se ne vedono. Questo pure aggrava la crisi, dà l'idea proprio di una confusione. A proposito di confusione, il professor Malla mi accennava un po' alla situazione del suo istituto prestigioso, di difficile gestione, che lui dirige splendidamente, e ecco, mi viene di dirgli a suo conforto. Qui praticamente predomina la scuola parallela di cui parla mia Larino, cioè qui i ragazzi credono di fare delle lotte, di stare facendo qualche cosa per la scuola, in effetti loro stanno favorendo la scuola parallela e stanno dando espressione alla scuola parallela, la scuola dei massimili, del consumo, delle mode, dei gruppi giovanili, cioè la scuola della società circostante all'istituzione scolastica che finisce con essere soverchiante rispetto all'istituzione scolastica. Quindi, purtroppo il quadro che sta emergendo non è costruttivo, un quadro di dispersione, ma non solo di dispersione, di vittoria della scuola parallela, che si chiama scuola parallela per questo termine socio-pedagogico, ma scuola non è. Allora, la parola al professor Pasquale Mano. Niente, io sono venuto qui, ovviamente ti ringrazio per questa opportunità, con molto magro perché nonostante i nostri sforzi, la nostra passione, la nostra far andare bene il tutto, poi ecco, questi episodi che gettano un poco di ombre sul nostro lavoro. Tu parli di scuola parallela, non sono assolutamente un passatista, chi mi conosce sa che mi faccio, mi ispiro all'ottimismo della volontà gramsciana, quindi devo dire purtroppo che la scuola parallela, se non in pochissimi casi, non esiste, nel senso che i miei alunni in questo momento giocano a carte, ballano danze latinoamericane, cioè praticamente io ogni mattina vado con i miei collaboratori e purtroppo devo
nonostante siano ragazzi maturi di una certa serietà, devo dire, che si sono fatti prendere la mano anche da questo clima di disfatta che purtroppo in Italia in questo momento si respira questa disfatta. Ora voglio tornare però al monumento prezioso che l'Istituto Filosofico ha voluto pubblicare, perché ho letto attentamente un po' gli interventi, e tutti gli interventi, la costante di questi interventi di professori universitari e giovani studiosi, mi hanno dato questa impressione, che c'è la costante che c'è stata in questi ultimi anni, e non possiamo condividere, un abbassamento del livello culturale. C'è un livellamento verso il basso di quella cultura, non di tipo libero, ma della cultura in senso lato, che ovviamente i cui primi colpevoli. Io su questo concordo in parte, come dice il collega, i colpevoli siamo noi, e la società sicuramente in generale. C'è una crisi culturale, c'è una crisi economica, c'è una crisi civile, soprattutto c'è una crisi di civiltà. Fra tutti gli innovatori, gli studiosi, questi microsaggi che vi invito a leggere attentamente, perché pur con qualche forzatura, parlerò dopo, hanno inserito nella piaga di questo abbassamento appunto della tensione. Mi è piaciuta molto una espressione di Antonio Banfi che dice: bisogna essere inquieti. No, non è Antonio Banfi, non mi ricordo il nome, ma un altro autore che pure trovate qui. Dice: bisogna essere inquieti, che quando si è inquieti non si può stare tranquilli. Il mestiere di dirigente scolastico è un mestiere che dà tensione. Io dico tensione produttiva, tensione positiva, ma non possiamo non riconoscere che viviamo in un momento particolare che è in tutto il paese, in tutte le sue sfere, presenta appunto questo panorama, questo scenario di grosse difficoltà. Ora, perché è preciso questo libretto? Perché questo libretto, nonostante i tanti tentativi che in Italia, lo diceva anche la metà mese prima, rapporto della Fondazione Agnelli, rapporto IARD, rapporto Censis, è una serie di indagini sui dati numerici e non della scuola italiana. Invece questo volumetto è pagine, non è più di 110 pagine, ricama, io userei questo verbo, ricama, e mi fa vedere un panorama che parte da lontano, i presupposti culturali. C'è tra le righe un tentativo di fare un'analisi comparata delle varie riforme, anche degli ultimi conati di riforme che hanno visto da belle guerre e poi sono di governo, e purtroppo, o meno male, perché la verità non è mai così netta, questa riforma ci è stata calata dall'alto con grande frettolosità, con grande precipitazione, con grande approssimazione. Il dato che emerge, ma lo sappiamo, sto dicendo cose ovvie, è questa decisione, dicono gli addetti ai lavori improrogabili, indispensabili, il taglio. E quando si tratta di tagliare in maniera lineare non solo il Ministero della Pubblica Istruzione, ma la cultura in genere ed altre cose, non si poteva avere un effetto più devastante di quello che anche il termine da Parisi metteva prima in luce. Ora, la cosa che invece alle persone libere, alle persone impegnate civilmente, che fa rabbia, è che questa riforma è venuta dall'alto senza nessun dibattito, senza nessun dialogo con la base. Dialogo che era necessario non solo per coprire, per vederne gli effetti che ci sono, anche positivi, ma anche per, come dire, aggiustare il tiro e lì sicuramente presenti e inevitabili storture. Non c'è stato questo dialogo,
Cioè la colpa maggiore del governo e del ministro Gelmini, o chi per lei, che è chiaro che Tremonti domina, è quella di aver calato dall'altra, di aver bombardato, e uso questo termine, una riforma che riforma non è. È un riordino dei cicli, tutti quanti di riforma, quello è un riordino dei cicli, che chiaramente non è stata né compresa, né accettata, né conosciuta. E quando una cosa non si conosce, non si può capire, è detto che è capitato di verità. In più, la mancanza di... Io ho fatto un po' di ricerche, di studi con il mio gruppo di lavoro e abbiamo visto che c'era una grande confusione. Io sono stato a Bologna, in Amministrazione Nazionale, ho conosciuto il coordinatore della cabina di regia, dottor Max Cucciolini, il quale, professore universitario della Cattolica, cioè il numero uno, tra gli articoli che lui ha pubblicato su Nuova Secondaria e su altre riviste, che ho dovuto leggere anche per cultura personale, ho visto che manca una base, c'è una confusione, un disordine. Ecco, vi faccio un esempio. Voi sapete bene che il ministro precedente aveva come mentore Edgar Morin. Edgar Morin ha scritto vari libri, è in Francia professore emerito della scuola dell'Ecole Superiore ed è stato preso da insieme a Mauro Ceruti, che è il suo epigono in Italia, come mentore della riforma di Ceruti. Ora, un libro che si chiama La testa ben fatta, e non solo questo, il Morin prospetta una situazione della cultura della scuola in Italia, ma il discorso è quello che è, in cui appunto ci sono dei paradigmi ineludibili. Non fosse altro che l'Italia, che fa parte dell'Europa, ne dovrebbe far parte, non può, come dire, non collegarsi al discorso dell'obbligo scolastico, e non è della Gelmini, non può collegarsi al discorso che fa l'agenzia OCSE PISA, che è un'agenzia importantissima di valutazione. Quindi questa riforma non solo si trova in concomitanza discordante con le altre normative che vedono l'Europa in prima linea. E quindi già questo fatto che Max Cucciolini in un articolo dice basta con le teste ben fatte, basta con le competenze, ma bisogna pensare soltanto al io, per motivi anche che chi mi conosce sa, io mi interesso di formazione da 30 anni. E come dire, con tutte le discrasie e le distorsioni delle varie normative, però sono convinto che la scuola non può rimanere legata a 50 anni, a quella che era su 50 anni fa. Allora il discorso competenze non è un discorso che io lo accetto in pieno, perché so benissimo che i nostri alunni e anche gli alunni dell'Europa in generale seguono una serie di valutazioni che di cui noi non sappiamo. Noi valutiamo ancora un 4 più e il 5 più. Ce lo dobbiamo dire. Quindi i cittadini, pure per uno, la stessa Moratti, che non ha stravolto la normativa precedente, fa, è un discorso che ci vuole portare un discorso più o meno a livello europeo. Ultimo delle quali normative, la certificazione delle competenze, che quest'anno è un periodo che fa a fine giugno. Quindi chi vi parla non è assolutamente contrario, anzi, ma modestamente dire che mi sento un po' esperto in queste cose. Il problema qual è? Che con tutta questa precipitazione, questa approssimazione della riforma, si è buttato al mare il bambino con l'acqua sporca. Cioè praticamente noi siamo, e su questo sono d'accordissimo con lui, Gesù quale manager e quale autonomia. L'autonomia, ricordate bene, è quella funzionale e non quella istituzionale. Cioè, in parole povere, se il prete come un manager, di medi manager, potesse reclutare professori, come dire, di chiara fama, con curriculum rispettabili, e potesse licenziare, non voglio arrivare a questo, ma in tutte le scuole, anche nella
Però ci stanno quei 3-4 professori che dovrebbero fare un altro mestiere. Io non dico 20, ma quei 4-5 che sono la negazione della docenza dovrebbero andare fuori. Il problema è che noi siamo negati, siamo le serie, i servitori del comune, serve sciocchino, perché caro frate, abbiamo fatto il concorso, abbiamo vinto, dove c'è la conversione, dicono che da quando sei la sappiamo, ed è così 20 anni fa, quindi non è che sei cambiato. Però per non scoraggiare qualche collega giovane che aspira a diventare dirigente, dobbiamo dire che la bicicletta ce la siamo dovuta, ce la siamo comprata, come dire, abbiamo. E il pedalare tutti i giorni, lo dico, perché ma non potevo questa bicicletta, allora il problema qual è? Volendo ritornare al discorso, che la riforma da 40 anni la scuola italiana era piena di riforme. Tutti i tentativi che pur per motivi sempre di studio e di ricerca ho dovuto approfondire sono andati nel voto perché era di ora questa è dove l'abbiamo. Allora un po' con l'ottimismo della volontà. È vero, i tagli sono qualcosa di devastante. Sono d'accordissimo che non si capisce niente più. Le tagli alle ore, alle materie, c'è da 35 ore si è passata a 27. Quindi i fatti sono questi, fatti che gridano vendetta e io su questo sono un po' pessimista. Non credo che nell'arco di quest'anno, come ci avevano messo, questa sperimentazione di questo riordino possa sortire effetti un po' migliori, perché lo hanno detto sia a Bologna che nei sindacati delle conferenze regionali, che era un anno sperimentale, che poi avrebbero aggiustato il tiro in itinerante. Io non credo che sia vero questo, perché la crisi finanziaria ha, come dire, tagliare in maniera indiscriminata anche e soprattutto, lo diceva Luisa prima, la scuola. Allora che cosa fare? Che cosa fare? Io non ho sufficiente, anche perché la scuola, come sappiamo bene, rispecchia la crisi della società. Se noi viviamo, respiriamo un'aria mifidica, quale ci trasmette Gianni Fratelli tutte le cose affini, lo dico perché la televisione, come diceva il buon Pasolini nel 65, e vi ricordate, e non solo lui, anche Bob era parlato di attiva maestra. Voglio dire, noi siamo in questo momento il risultato e la risultante di una serie di cecità e di miopie che i nostri governanti, ma dobbiamo dire anche noi che siamo complici, perché siamo complici perché forse abbiamo perduto anche la spinta emotiva, abbiamo perduto la passione ideale, perché io voglio bene all'avvocato Marotta e voglio bene a chi collabora con lui, che lo dico senza retorica e senza piaggeria, è come le voci che gridano nel deserto e pochissimi seguono. E vengo a ringraziare Antonio Vergara, Arturo Martorello e l'avvocato Martin Pinti, perché non si parla di queste cose, anzi si rifugge, come avete nella poesia, l'asinvicio che il rosso e turchino non si scopano, che brucava l'erba. Allora il discorso qual è? Ricette non ce ne sono. Io lo dico ai miei professori, lo dico ai miei alunni, ma ovviamente sono. Non dobbiamo demordere, dobbiamo ognuno prima di tutto fare il proprio lavoro in maniera silenziosa, in maniera fattiva, anche se purtroppo poi quando cadono queste occupazioni, perché chi vi parla non è contro, è contro la riforma, cioè, è per la contestazione, ma queste modalità non le posso digerire, non le posso mai digerire. Purtroppo, lo dico perché siamo in clima e in questo momento particolare, c'è una regia sicuramente esterna che vuole strumentalizzare per alcuni ragazzi, delle scuole, ma anche la riforma universitaria, l'ho leggiucchiata, ma avrà degli aspetti positivi, non tutto è da buttare via, come non è da buttare via, e quella della sostituzione
sicuro che non è assolutamente negativo. Se poi qualche innovazione va a rompere le scale a qualche papà o a qualche barone, e questo voglio dire non è condivisibile, cioè è ben bello, voglio dire. Allora, però contesto e mi manco male quando i ragazzi vengono strumentalizzati e cavalcano l'onda, come dire, di enfasi di demagogico e populistico del tutto, come si dice, del tutto, del cuglio di storie in cui in questo momento purtroppo ci troviamo a rimanere. Anche il professor Maula ha tirato in campo tanti argomenti. Io parto brevemente dall'ultimo, cioè dal lavoro silenzioso della scuola come istituzione, come singolo di istituti scolastici. In fondo andrà avanti e possiamo avere fiducia che andrà avanti, perché c'è un continuo lavoro silenzioso di tanti dirigenti scolastici, di tanti pure dirigenti di segreterie scolastiche, di tanti professori che ogni giorno fanno il loro dovere e continuano a far andare avanti il sistema educativo con tutte le greche che hanno. Questa tematica del lavoro silenzioso, se mi permette il Presidente Mauro, visto che la loro affettuosa che ha detto, ci riguarda anche come istituto di studi filosofici, perché noi viviamo in una specie di situazione luminosa, siamo grati al destino di averci, siamo grati per la loro marotta che ci ha portato da casa sua nell'84 in questo palazzo, quindi sembra tutto luce, scintillio, eccetera, eccetera. In effetti anche l'istituto ha una caratteristica di un lavoro silenzioso, continuo, che ha permesso di proseguire per 35 anni, di coinvolgere nelle proprie iniziative. Al 1 dicembre 2009 abbiamo calcolato nelle proprie iniziative a Napoli, in Italia meridionale, in Italia, in Europa e in tutto il mondo circa 27.000 studiosi. Abbiamo pubblicato 3.000 libri. È inutile che sto a descrivere le scuole estive, eccetera, eccetera. Tutto questo sembra che sia assolutamente ignoto alla città. Assicuro che ho delle esperienze recenti, è assolutamente ignoto ai dirigenti istituzionali, i quali, pur essendo al centro, bene o male, dovrebbero avere una certa prospettiva di visibilità delle cose, ignorano completamente quello che noi facciamo. Quindi colgo questo spunto del lavoro silenzioso, come poi c'erano tanti altri elementi, come appunto l'abbassamento di livello della cultura, non della cultura dei diritti, della cultura che viene diffusa, e il rammarico per questo metodo che c'è stato e che continua di mancata consultazione di chi lavora nella scuola, per cui i provvedimenti o le presunte riforme vengono dall'alto, nel senso che è più banale del tempo, quindi c'erano tanti elementi interessanti. Io credo che possiamo a questo punto, sull'ascolto pure delle tre relazioni, dare la parola a qualcuno che voglia intervenire, soprattutto dei relatori, di coloro che hanno contribuito al dossier. Anzi, tengo a dire che mi fa piacere se crea una specie di continuità, di ponte di passaggio verso il prossimo dossier, perché bene o male la base di tutto è sempre una base informativa. Abbiamo qui una eccellente giornalista, prima di tutto si deve partire dall'informazione. Allora i giovani del gruppo, soprattutto Anna Pia Francese e Anita Esposito, hanno preso l'iniziativa di compilare questo semplice bollettino, l'ultima notizia sulla scuola, che ci promettiamo di rendere continuo e che diventerà una specie di ponte di passaggio, diciamo così, tra il dossier 2010 e il dossier 2011. Scusate, a proposito del dossier 2010 e a proposito di quello che stiamo dicendo adesso, ci fa piacere di poter dire questo. Noi stiamo avendo moltissime richieste di avere il dossier e le stiamo soddisfacendo attraverso l'invio del PDF. Quindi sia, ecco, per esempio, mi fa piacere poter dire proprio prima che cominciassimo il pomeriggio i lavori, sono arrivate due richieste di due professori di Bologna. Mi fa piacere, significativo, cioè il dossier sta viaggiando oltre che in forma cartacea anche in PDF, come pure il discorso che abbiamo fatto e che continueremo stasera verrà anche diffuso su un sito di internet, e quindi diciamo, speriamo che questo lavoro silenzioso riusciamo pure a renderlo sempre più visibile. A partire appunto da coloro che hanno contribuito al dossier, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Anita Esposito.
della scuola che garantisse una giovane decente. E soprattutto in merito alla questione dell'autonomia, io in questi anni mi sono occupata di questo aspetto. E proprio nel suo intervento il presidente mi parlava di una scuola, di scuole che non sono mai state autonome e di un dirigente che in fondo non è mai manager perché in effetti si trova coinvolto, anzi possiamo dire scacciato dalla stessa burocrazia che forse non ha reso mai veramente autonomi le scuole. E infatti io nel mio saggio, insomma nel mio piccolo intervento, facevo proprio riferimento a questo, all'ambiguità del termine autonomia, proprio perché alla fine le scuole comunque, nonostante diciamo ci siano prese di come di vario, che cercano proprio di arginare quello che dovrebbero essere alcune interfacciarsi delle scuole con enti locali o comunque con fondazioni, però è vero che comunque nei decreti attuativi della stessa legge 59-97 è prevista una cosa del genere, cioè è previsto che la scuola nella poter insomma gestire la sua autonomia didattica e organizzativa possa prendere contatti con il territorio. Ed è chiaro che questo è il problema fondamentale, perché poi bisognerebbe capire quale territorio e da dove la scuola è situata e quale tipo di territorio. E in effetti io poi metto in evidenza proprio questo, che alla fine autonomia significa decentrare la scuola, sì, come è stato previsto dai riformatori del titolo V, però soprattutto significa creare ancora di più diversità tra regioni e regioni. Quindi è chiaro che un territorio come la Campania, che non vive purtroppo di risorse esterne, perché insomma è una delle aree depresse, è chiaro che viene penalizzata da questa cosa. Insomma, proprio in merito a questo, vorrei portare insomma sul tavolo della discussione in evidenza alcune delle novità che chiaramente prendono spunto proprio da quello che i riformatori del titolo V e poi chiaramente con il ministro Berlinguer ha iniziato, cioè la rottura dell'unitarietà dell'istituzione scolastica, che purtroppo sta prendendo delle pieghe pericolose, perché è chiaro che l'indirizzo a cui ci sta mandando questo governo, ma sicuramente abbiamo parlato una prima grazie ai vostri interventi di una convergenza del centro-destra e centro-sinistra, è un indirizzo da scuola della Repubblica a scuola delle regioni. Infatti proprio proprio qua nasce insomma un punto cruciale, perché è chiaro che una regione come la Lombardia, che ha la possibilità, come è successo, di poter creare accordi tra scuole professionali e scuole statali e quindi portare alla parità tra scuola professionale che è di gestione regionale e scuola istituto tecnico che invece è statale, lo fa perché ha le risorse, cioè una richiesta commerciale sul territorio che prevede che appunto l'offerta formativa che deve presentare risponda a quel tipo di richieste. E infatti proprio il governatore della regione Lombardia Formigoni addirittura auspicava che questo modello lombardo potesse essere poi esteso a tutta l'Italia. E questo modello lombardo che cosa prevede? Chiaramente una scuola che è aperta sotto il controllo delle regioni e che comunque l'attuale legge, la legge della 4209, negli articoli, sempre l'attuata, prevede proprio questo, cioè lo spostamento organizzativo, quindi l'attuazione completa dell'articolo 117 del titolo V, cioè lo spostamento di tutta l'organizzazione delle scuole, delle mani delle regioni. E anche in merito al reclutamento, è chiaro che adesso forse le faccio riferimento al tirocinio formativo attivo, a questo sistema, che poi in sostanza non cambia da tutto dall'ISIS, cioè dalla scuola che ho frequentato io. L'unico problema è che si riduce il numero, c'è in effetti un tirocinio continuo, non ci sono molte ore da fare. Però con questo sistema di reclutamento, purtroppo, e sul reclutamento si gioca anche un altro problema fondamentale, cioè che alcuni DDL, tra cui il DDL della rivista Paola Cosis, prevedono un reclutamento regionale, cioè che dopo la frequentazione di questi tirocini formativi attivi le scuole possano attingere da albi regionali per comparto scuola e da questo addirittura un obbligo di residenza. Cioè, che stiamo creando? La scuola, come dice anche la giornalista, ha fatto riferimento a Calandello, cioè loro parlano di democrazia. Questa che scuola è? E allora se l'invito a interrogarci
sola, dobbiamo fortemente interrogarci su questi esiti pericolosi. Grazie all'istituto noi abbiamo potuto stampare quattro cataloghi
di quattro collezioni che noi abbiamo creato a scuola: un museo di storia naturale, un museo di fisica, una sezione di con 5 miliardi di opere dal 500, 600, 700 in pieno dal liceo, dalla soppressione di 865 monasteri, e infine il libro anche sull'archivio storico, era una massa di cartacce, l'abbiamo sistemato insieme con i ragazzi e professori, ed è un archivio in cui si conservano i registri degli studenti dal 1862. Ora, se c'è questa forte capacità propositiva e progettuale, no? Interna alla scuola, io dico sempre del preside, come è accettato questa, perché non corrisponde. Io non prendo gli stessi soldi e non faccio la fatica di uno squallido, corrotto dirigente della provincia, della regione, del comune. Mi spiego che viene solo come integrazione, con un salario accessorio dai 30, 40, 60 mila legalmente. Non conosciamo appunto i tipi di introito oscuri, va bene? Quindi questa grande passione che noi abbiamo, siamo rimasti in scuola, lavoriamo insieme agli insegnanti, e quindi io quando ho gli insegnanti bravi, io ci lavoro braccio a braccio, gomito a gomito, no? E gli stessi ragazzi. Quindi grazie all'istituto siamo riusciti a fare queste quattro opere, sono proprio il museo di fisica, per esempio, circa 500 studenti che erano tutti abbandonati, tutti, con piccole risorse trovate fuori, 5.000 euro una cosa, un'altra cosa, però nel corso del tempo, bene, abbiamo il museo di fisica, circa 500 strumenti, della metà dell'Ottocento, funzionanti, insieme ai ragazzi. Allora voglio dire, se questa è la progettualità, io non mi aspetto che qualcuno venga, perché io non ho pensato, sono in attesa che mi venga da un'associazione, no? Sono tutti impegnati nel realizzare il nostro, se dice posto, parola orrenda, progetto, anche Francesco si procede da prima, anche un raggio da proietto, no? All'improvviso, grazie a queste cose, comunque, scusate, non è una parola da dire, ma all'improvviso troviamo con questo POF, questa che non giochiamo in offerta, come se avesse una bancarella, un supermercato, eccetera. Allora intendo la progettualità, quella c'è, deve esserci, no? Perché se non ci diamo degli scopi, degli obiettivi, andiamo a buio. Bene, tutto questo è chiaro che c'è una fase di media lavorata, quindi i nostri sforzi dico, siano tutti indirizzati per la realizzazione di quello che noi ci siamo messi, siamo proposti di fare. Che qui in Italia abbiamo questo vezzo in genere, di fare mille progetti, e poi non si realizzano mai, mi spiego. Io ho poche cose, serie, soldi, però devono arrivare al loro termine. Se non c'è niente, riflettiamo perché non ci siamo arrivati a questa difficoltà, no? Questo è normale, questo non è l'aziendalismo, questa è l'efficienza che deve esserci la pubblica amministrazione, se no non è tale. Un'associazione, un'amministrazione a perdere se non ragiona sul proprio funzionamento e sui propri risultati. E poi l'altra cosa è la formazione, no? Infatti di cui parlava anche lui Pasquale. L'insegnante per dentro la scuola può fare un rovinare intere generazioni di studenti senza che nessuno dica niente, come la mentele, come la famiglia, niente, perché l'apparato è così farraginoso che anche per mettere in campo, per mettere in movimento per un procedimento, è una cosa che veramente uno si deve fare, perché credete se ne fa una croce che non so cosa ne verrà. Perché si comincia a scrivere addirittura generale, perché mettono la lista ispettiva. Dopo 7-8 mesi di questa lista ispettiva, un ispettore, non abbiamo pochissimi ispettori, no? E francamente, detto non ne ho grande stima per il modo in cui operano, per il modo in cui si propongono. Perché vedono l'ora di chiudere e andarsene subito via. E noi perché lo vado a chiamare? Cioè, perché non si deve visto la questione. Beh, detto questo, diceva, non è competenza di me. Perché dato il docente disciplinare, allora c'è bisogno di una lista specifica, deve venire un docente, un ispettore di una disciplina, e quindi deve venire da Roma, deve venire in Canada, non c'era questo ispettore. Però se il tuo ispettore tiene tutte le lettere di sindrome dei ragazzi, gli insegnanti, gli anni creativi, deficienti e cose, e che uno mette e tante altre cose, almeno quando entrare nel merito, c'è uno dell'altro anno per aspettare che arrivasse da Roma. Si aspetta che
insomma, Cassettini si è reso conto della gravità della cosa, che questo non sapeva, non posso specificare se non si potrebbe capire la persona, la conosceva tramite. Era una persona che arriva a operazione, perché a chi lo leggeva, meno da chi non lo leggeva, voti strampalati, senza nessuno, che devo dire una tabella, qualche cosa che. Insomma, alla fine mi fa questa ispettrice e mi dice, in albergo, poi a spese dello Stato, si è fermato 3 giorni, sì, ragazzo, però, mi dice, io sto pensando una cosa, perché non la trasferisci in un'altra classe? Ma mi scusi, ma io non avrei aspettato lei di fare questo, no? Trasferire in un'altra classe che cosa significa? Che quelli dove vai la conoscono, le famiglie e tutti si sarebbero ritrovati, no? Allora, ha ragione. Allora, proprio nel trasferimento in ufficio. E che cos'è questo trasferimento in ufficio? Il padre pubblicatore del Consiglio Nazionale, la istruzione, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine, dall'ufficio di andare alla propria, allora ha fatto un altro trasferimento. Quindi, che vuol dire che se lo fa bene, e se non è trasferimento, scusate. Insomma, alla fine lei ha detto, lei ha domande di trasferimento, per cui finalmente la direzione generale ha mandato una lettera dicendo che, visto che ha avuto il trasferimento, decade, giusto, è archiviato il procedimento. Capito? Una piccola cosa solo sulla sintesi, proprio, una piccola cosa. La sintesi, per esempio, potrebbe nascere bene, in qualche modo, di 2 anni di specializzazione, eccetera. Però l'università non è stata in grado di fare una cosa buona, perché non ci ha fatto di fare i bacchettini, gli stessi esami che non lo facevano. Si può vedere che non facevano altri esami a ripetizione ultimamente. Io davo anche delle cose da leggere, perché per alcuni anni ho avuto un contratto come psicologia e legislazione scolastica. Ma io, per cui ero disperato, dice, ma non lo faccio più questo, non ha che senso, se non si può mettere niente, non fare. Poi quando c'era l'esame, io non ho mai voluto fare il test, mai, perché non avevo un centinaio, ma un test che significato ha? Volevo guardare in faccia la persona e capire se non ragionavano, se. Ebbene, ma quando facevi l'esame si mette tutti i libri che avevo suggerito, una cosa bellissima, e avevo imparato finalmente qualcosa sulla scuola, sull'autonomia. C'era un libro di Roberto Bottani, insegnante al Timone, che mi piaceva sempre molto. C'era un libro di Vertecchi, no? Un picco sulle bancarelle 3 euro sulla valutazione, e va bene, contentissimi. E devo dire che ho avuto io, poi non ho voluto fare più perché. Perché arrivavano sempre i corsi che avevano già a marzo, e poi mi dovevano sempre gli esami di Stato e gli scrutini. Dico, ma questi che fanno che una parte sempre a marzo e a marzo? Insomma, quanti a ottobre? E quindi voglio dire, questi loro non è che facevano esami sulla didattica, sull'insegnamento, sulla possibilità di riarticolare come insegnante la professionalità. Poi l'hanno soppressa, quindi non si dice così, ma si fa, si sopprime. Però se ne scordate che non c'è un gruppo che è iscritto a questa sintesi, che deve fare una leggina per poter inserire dentro. Il sistema italiano si è collassato dal suo punto di vista, l'improvvisazione, insomma, veramente la situazione è brutta. Per gli insegnanti non c'è più formazione, non c'è niente, niente, niente. Capito? Quindi i dirigenti, per esempio, Fioroni, non è che ce l'abbiamo, perché io questi qua, gli ultimi che abbiamo, io conosco lo sfracello che avrebbero fatto, però insomma si sono messi proprio sulla pista che altri gli avevano aperto. Allora Fioroni, nella finanziaria 2008, in sostanza hanno messo tutti i concorrenti al concorso del prestito che si sono fatti qua, anche quelli che avevano restato i cosiddetti riservisti, proprio, no? Insomma, una sanatoria soltanto per risparmiare i soldi delle commissioni, solo per questo, va bene? I tirocini li hanno buttati in qualche scuola, appunto, di questi qui per fare i tirocini, insomma, cose veramente squallide. Mentre la formazione dovrebbe essere la principale attività, la selezione, veramente il personale della formazione, per tutti, docenti, dirigenti e docenti, la cosa fondamentale. Noi dirigenti non abbiamo mai la facoltà, noi, a livello territoriale, doverci incontrare. Non ci vogliamo mai per capire cosa fa lui, cosa faccio io. Ci vogliamo così, perché in questa occasione la scuola non vedeva, non so da quanti mesi, da qualche anno, insomma. Vabbè, ma non ci credo l'opportunità di vedere, non so, un collegio dei dirigenti di un determinato distretto, due o tre distretti, no?
no? Per capire le novità, le cose come vanno, scambiarci le esperienze, le cose che hanno funzionato, i progetti che abbiamo, e questo non c'è. Solo al cuore della terra come quasi non più pare, vero? No? Così è la scuola. Non sono in concorrenza, attenzione, qualcuno dice il prof serve per mettere in concorrenza, non lo vedi, guardate, il risultato scuola, isolato, ognuno per molto solo. Dunque, allora vorrei farmi un'idea delle prenotazioni, degli interventi, e così cerchiamo di fare un'eventuale successo degli interventi e poi una chiusura da parte dell'Eva dove si crede di dover ricancellare l'Eva, dove si è iscritta a parlare. Allora vediamo in ordine Mirella Bucurullo, Anna Fava, Mario Auglieri, Anna Maria Francesco. Allora andiamo in quest'ordine di successione e poi eventualmente c'è una eventuale replica dei relatori se pensano di intervenire su queste brevi relazioni. Nelle vicende del nostro mondo contemporaneo. In Italia però
anche se per il momento non se ne parlerà, perché appunto siamo in crisi di governo, non sappiamo ancora, i vari progetti sono stati messi da parte, però semplicemente quello è un indice di questa tendenza generale di cui abbiamo parlato, e cioè a trasformare tutto in un affare. Il problema è questo, che anche la scuola sta per diventare un ghiottissimo affare, da parte di quelle forze che appunto stanno mangiando nel nostro paese, stanno mangiando il bene del nostro paese, e non vedono l'ora di mettere le mani anche sulla scuola, che diventerà un lucroso impatto. E segnalo soprattutto l'articolo uscito di Sole 24 Ore, Sole 24 Ore del 10 ottobre, ma anche il Corriere della Sera del 11 ottobre, dove appunto si parla di chi dovrebbe avere l'appalto per occuparsi e gestire tutti i servizi legati alla scuola, dall'edilizia, alla manutenzione, ai servizi per la mensa, e si dice che appunto si sono candidati i costruttori dell'ANCE, la loro società Ispredin. E questo, la società si chiama Ispredin, e appunto questo è un segno che ci deve far molto riflettere, di una tendenza generale che ci porterà a perdere completamente il controllo di quello che succede nelle scuole, dello stato delle scuole. Quindi ben venga un dialogo sempre più forte fra tutte le parti della società. Il discorso è in sintonia con quello che ha fatto Milena. E mentre ascoltavo prima la relazione del preside del liceo Vittorio Emanuele, mi ha colpito molto il punto in cui lui parlava dell'abbassamento qualitativo delle competenze degli studenti, della incapacità di tradurre dalla maggior parte rispetto ai classici dei miei greci dimostrata dagli studenti sia del ginnasio che del liceo. E mi era sorta una domanda: perché i ragazzi oggi devono studiare? Poniamoci dal punto di vista dello studente: perché studiare? Se la scuola parallela insegna che noi non viviamo in una società meritocratica, se la scuola parallela insegna che viviamo nella società della spettacolarizzazione dell'esistenza, cioè i social network, YouTube, tutte queste tecnologie che altro non fanno che riproporre in maniera popolare quella che è la spettacolarizzazione dell'esistenza che si vede nel Grande Fratello, nella televisione, lo riproducono in maniera popolare, ed è grosso modo quella la strada dell'affermazione di sì. Cioè per trovare, se si studia per trovare un lavoro, se si studia per avviarsi ad una professione, questo è completamente, è perennemente smentito poi nei fatti all'interno poi del, quando si va nel mondo reale. E allora pensavo una cosa, che questa crisi della scuola è legata soprattutto anche ad una crisi dello spirito pubblico. Se si studia privatamente, se si studia per sé, cioè se lo scopo dello studio deve essere avviarsi ad una professione, allora oggi non ha più senso studiare, perché questo lo si può fare in mille altre forme. Se lo spirito con cui si studia deve essere uno spirito privato, allora probabilmente la lotta per la difesa della scuola pubblica, che è un'istituzione profondamente democratica, deve essere parallela ad una lotta per la riaffermazione dello spirito pubblico e per un'idea della cultura e dello studio che non è legata alla formazione delle proprie competenze per spenderle in ambito professionale, per avere un lavoro remunerativo, ma ad un'altra idea della cultura, la cultura che vede proprio la ricerca della verità, la ricerca di come contribuire all'avanzamento della società, che sono discorsi che in genere vengono non ci sono affatto, mi sembra. E mi era tornato in mente quell'articolo di Gramsci che lui scrive nel 1917 di analfabetismo, quando
ne ho trascritto qualche passo, ma magari è inutile leggerlo per non perdere tempo. Gramsci dice imparare, se si impara per legge, tu potrai anche essere costretto ad imparare, ma dimenticherai, perché se la vita è rinchiusa semplicemente al campanile, se è rinchiusa al privato, allora è inutile imparare la lingua italiana, basta il dialetto. Se la relazione è semplicemente la relazione comunale e familistica, il bisogno della lingua italiana non viene sentito. Allora, se la relazione deve essere relativa ad un modello di società privata che vede nel pubblico un enorme privato, perché anche gli spazi pubblici, no? Gli spazi televisivi, gli spazi informatici, sono un'esaltazione del privato, lo spirito pubblico è completamente assente. Allora, all'interno di quest'ottica, la cultura effettivamente non ha spazio, la scuola effettivamente non ha un ruolo, quindi vi invitavo anche a prendere in considerazione questo elemento. C'ha un filo conduttore. Questo filo conduttore ha incluso delle cose che dal momento le ha lasciate fuori delle altre. Quello che ha incluso in sostanza è questa metafora, grosso modo, della scuola azienda sviluppata in maniera un po' diversa da tutti. Perché c'è questo filo conduttore? Perché in effetti siamo stati più o meno tutti, e neanche questo voglio dire non contarino, sono stati tutti colpiti dalla sciottonemia di chi si occupa di queste questioni in questi anni. E in effetti poi ci viene dato indirettamente ragione nello svolgimento della discussione, perché quando giustamente lo credo sempre lei, a un certo punto ha detto io difendo la specificità delle discipline, in un'altra circostanza qualcun altro ha messo in evidenza il fatto che nessuno più parla della formazione dei docenti, e neanche il sistema del reclutamento parla della formazione dei docenti. E tutto questo, come dire, ci fa pensare che ci ha fatto pensare che il modello della scuola azienda declinato in un'ottica veramente stupida, cioè costa troppo e quindi si licenzia, declinare quindi neanche in un modo molto intelligente, insomma. Non, questa cosa qui ha evitato di prendere in considerazione, proprio perché si è incapace di una visione generale, proprio tutte le questioni che avete sollevato voi. Lo sappiamo benissimo che oggi c'è un deficit a livello europeo di competenze matematiche, o anche il fatto che la gente non studi più latino e greco, ci ostiniamo a venire in un liceo classico dove non si studia più nessuno, dati alla mano. Ma tutto questo non avrebbe portato, chi si apprestava a fare una riforma, avrebbe dovuto portare a riflettere su queste cose. Nessuno di noi è contrario al fatto che magari si ridiscuta la didattica del latino e del greco e si ridiscute il modo di insegnare matematica a scuola, visto i bassi risultati che abbiamo. Ma tutto questo non va organizzato, va pianificato. Se non si discute questo, è chiaro che il giudizio non può essere che il fatto di avere dei deficienti. Cioè, perché poi anche l'accento che ha fatto all'università, ma chi di noi, qui alzando la mano, non mette in evidenza il fatto che una riforma che dice siamo contro le gerarchie familiari nell'università, siamo contro il fatto che magari il management deve essere separato dalla didattica dell'università, qui se alziamo la mano, ma anche per strada probabilmente troveremo tutta gente che dirà di sì, ma non ci vuole un genio per arrivare a questo. Il problema è che quando chi fa una riforma dell'università non si pone il problema, non si pone la domanda di che cosa è la ricerca, e se io non rispondo alla domanda come questa, poi è chiaro che non mi chiedo neanche se la soluzione che ho trovato, rendere per esempio la carriera del ricercatore a tempo determinato, è la migliore soluzione oppure no. Cioè, quando io vengo di affrontare queste cose, poi mi viene facile, perché ci arriva pure mio nonno, che magari se a medicina è meglio tutte le gerarchie familiari, faccio qualcosa di buono, ma si presuppone che chi faccia per mestiere una riforma non abbia la capacità di farsi domande un pochino più complesse da quello che si facciano le persone nel quotidiano. Ed è di fronte a questo che, come dire, noi abbiamo espresso un disagio sul quale non abbiamo neanche avuto molta difficoltà, come dire, a concentrarci. Siamo tutti, non ci conoscevamo neanche prima di molti di noi, eppure siamo arrivati tutti alle stesse conclusioni, provenendo da esperienze completamente diverse. E non è che siamo dei genitori, no? Forse sono gli altri che stanno ad un livello troppo basso, insomma. Questo ci ha colpito molto, no? Da questo punto di vista. Quelli che sono venuti prima, perché avevo proprio le stesse idee in mente. Il fatto è che noi abbiamo lavorato in gruppo
stanno portando, perché la sensazione è proprio quella di essere portati, di non andare, perché non ci sentiamo così attivi. E quindi dove stiamo andando? Il problema è che c'è uno studio da criticare la cultura educativa già a livello europeo, non soltanto italiano. Noi non ci ritroviamo in questa cultura educativa europea che si apre moltissimo all'impresa, al sistema dell'impresa, all'aziendalizzazione. Quindi mi dispiace dire sempre le stesse cose. L'ultima notizia della scuola SPA è quella che poi ci ha allarmato, perché vediamo che va sempre in questo senso, che la politica attuale va sempre in questo senso. Quindi si va verso un sistema misto pubblico-privato dell'istruzione. Siccome però noi teniamo alla base del nostro discorso sempre il discorso dei quadri costituzionali, perché siamo legati proprio in maniera ideale a questo discorso, perché pensiamo che nella storia italiana questo discorso è stato determinante, che segna comunque l'uscita da un'epoca buia, nella quale non vorremmo mai